Benvenuti con gli appuntamenti settimanali proposti dal Parco delle Robie Valtellinesi. L'estate è ormai finita, ma le giornate sono ancora adatte per escursioni alla scoperta delle Robie Valtellinesi. Sia per questo mese di settembre che per ottobre, le guide parco hanno messo in calendario delle proposte interessanti che continueremo a presentarvi settimana dopo settimana. La guida parco Alfredo dell'Agosto propone per domenica 24 settembre un'escursione intraversata di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, attraverso antichi insediamenti rurali e fitti boschi, sentieri appena sistemati e spettacolari vedute sulle cime del gruppo Skies Redorta, nel cuore delle Robie Valtellinesi. Il ritrovo è fissato alle ore 8:20 presso la stazione ferroviaria di Sondrio. La gita ha un costo di 10 euro a persona ed è gratuita per i bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori. La Val Tartano come uno scrigno di tesori da cercare e scoprire uno ad uno. La proposta della guida parco Giorgio Tanzi per sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre è per gli escursionisti esperti che vogliono vivere due giornate emozionanti immersi nella natura. Campobase è il rifugio del pirata Vittorio, facilmente raggiungibile in auto. Il primo giorno è prevista una breve escursione in Vallemma con visita al giardino botanico Orobie e al museo del legno. La domenica si salirà fino agli incantevoli laghi di Porcile e al passo di Tartano, dove sono visibili i resti delle fortificazioni della linea Cadorna. Il ritrovo è fissato presso la stazione ferroviaria di Morbegno alle ore 9 di sabato 30 settembre. L'appuntamento con il Parco delle Robie Valtellinesi torna settimana prossima. Arrivederci!